Numero 1, consulta le stazioni meteo. Piogge e cadute superiori ai 30-40 mm sono quasi una garanzia di una prossima buttata, è importantissimo che le temperature minime e massime non presentano estremi considerevoli, il vento è il nemico naturale dei funghi. Se le condizioni si presentano ottimali conta 15 giorni e tenta la fortuna. Numero 2, avere più opzioni è fondamentale, non bisogna ostinarsi ad andare sempre nel solito luogo, avere più boschi a disposizione permette di avere maggiori possibilità. Non esiste un bosco più produttivo o meno produttivo. Esistono solo boschi che presentano la giusta situazione di crescita in base alle condizioni meteo dei giorni precedenti. Numero 3, i social, non sono oro colato ma spesso possono essere un buon indicatore, per individuare stazioni produttive in luoghi già conosciuti, non conviene mai andare alla cieca solo perché si son viste foto di raccolte incredibili, ma insieme al meteo e alle proprie esperienze passate anche i social possono risultare un buon indizio. Numero 4, fare amicizia con altri fungaioli conosciuti per i boschi è una chiave di svolta. Se sono gente a modo non si faranno problemi a scambiare il numero di telefono con l'idea di un vantaggio reciproco. Attenzione se vi imbattete in fungaioli arcaici, questi esseri non vi diranno nulla neppure sotto tortura, si spera in una rapida estinzione della specie. Forse temono gli manchi il cibo per l'inverno. Numero 5, il socio è la persona fondamentale per le uscite, tralasciando l'aspetto che non è consigliato andare per boschi da soli, il proprio compagno di avventura deve viaggiare sulla tua stessa lunghezza d'onda. Il socio non deve dileguarsi appena entra nel bosco, deve rimanere vicino in modo da poter fare considerazioni e osservazioni insieme a te, lungo il percorso per poter correggere eventualmente il tiro. Deve essere un pazzo pronto a spostarsi e macinare chilometri con te, sia in macchina che a piedi. Non deve essere amante del sonno.